Comandante, che territorio ha trovato 2 anni fa e che territorio lascia? Anzi, 3 anni fa. Un territorio sano, me ne vado con un territorio sempre sano, però ferito dopo i 2 anni di pandemia, di crisi economica e quindi di voglia di rialzarsi. È chiaro che i livelli di illiceità sono comunque bassi, ma ci sono, tant'è vero, lo vediamo in determinate attività economiche che abbiamo svolto. Negli ultimi 17 mesi abbiamo effettuato 206 interventi in materia imposte dirette IVA, individuando un'evasione di 27 milioni di euro, di cui 40 soggetti completamente sconosciuti al fisco, cioè che non presentavano alcuna dichiarazione. 95 persone denunciate per reati fiscali, proposti sequestro all'autorità giudiziaria per 23 milioni di euro. Poi abbiamo anche l'altro comparto, quello della spesa pubblica, e anche lì, diciamo, delle attività hanno dato i loro frutti. Abbiamo trovato appalti illeciti per 2 milioni e mezzo, denunciato quasi 11 persone, lo stesso per i reati contro la pubblica amministrazione. Abbiamo sequestrato importi quasi pari a 1 milione di euro e denunciato 15 soggetti, di cui 11 amministratori pubblici. E poi abbiamo il reddito di cittadinanza, dove abbiamo denunciato quasi 103 soggetti e recuperato contributi indebiti percepiti per quasi 1 milione di euro. C'è un consiglio che si sentirebbe di dare al suo successore? Attenzione, perché non bisogna sedersi quando i territori sono particolarmente tranquilli, perché poi la criminalità, soprattutto quella organizzata, tende a penetrare nelle maglie di questi contesti economici tranquilli per poi fiorire tramite investimenti, tramite ovviamente prestiti usurai, che in questo periodo di sofferenza economica potrebbero attirare una platea di soggetti che probabilmente non hanno le loro richieste esaudite da parte degli istituti bancari.